Sin dal primo percorso scolastico che attende un bambino durante la sua formazione giovanile, si impara a dare un connotato negativo alla parola aristocrazia. Nel senso che dai sussidiari alle spiegazioni che propone diffusamente il corpo docente a questa voce, viene associata un'immagine aberrante e controproducente, generalmente identificata in una forma di governo esercitata da nobili e ricchi. Sempre la scuola ci inculca che esiste qualcosa di antitetico al concetto di aristocrazia, vale a dire la democrazia, che rappresenta invece il governo del popolo. Almeno così viene rappresentato un termine, pertanto, che incorpora apparentemente il bene in assoluto. Purtroppo si tratta di una grande aberrazione lessicale, tanto per cominciare. Aristocrazia non significa il governo o il potere ai nobili o peggio ancora ai ricchi, quanto piuttosto ai migliori. Di questo siamo sicuri, senza dubbi alcuni, in quanto sono stati i filosofi greci, rispettivamente Platone ed Aristotele, ad idearne il concetto. L'aristocrazia è una forma di governo nella quale i migliori controllano interamente lo Stato. Ha rappresentato la terza forma di governo in Europa per numerosi secoli, assieme a monarchie e democrazie. Tuttavia, si suole identificare impropriamente l'aristocrazia con la nobiltà, in quanto nella maggioranza delle casistiche i parlamenti degli stati che in passato legiferavano erano composti da nobili. Se andiamo indietro con i secoli, scopriamo che la nobiltà ha origine da due filoni. Uno cosiddetto divino, discendenza diretta dagli dei che esisteva ancora all'epoca degli egiziani, un altro invece di diritto che si acquisiva mediante lo svolgimento di funzioni amministrative del potere direttamente dal sovrano, come solitamente la concessione delle terre. Potevano ricevere la migliore formazione scolastica ed accademica solo i figli di persone con titolo nobiliare. Da qui, in un certo senso, possiamo ritrovare l'essenza originaria del pensiero dei primi filosofi greci. Infatti, nelle epoche passate, i migliori erano le persone più istruite e più colte, mentre la moltitudine era analfabeta. Anche la Repubblica Serenissima di Venezia basava il funzionamento della sua governance su questo assunto. Il Maggior Consiglio, l'organo sovrano preposto, era costituito solo da tutti i figli maschi e maggiorenni delle famiglie patrizie che governavano feudalmente i municipi di quell'antico stato preunitario italiano. Appariva pertanto logico e di buon senso che a governare e legiferare fossero queste persone, se non altro per la loro dotazione e spessore intellettuale. Attenzione, questo non significa che non fossero corrotti o che non commettessero errori. La rivoluzione francese rompe questo paradigma, affermando i noti ideali di égalité a cui una nazione deve ispirarsi. Visto da un'altra posizione, le masse contadine insorgono contro le élite aristocratiche francesi che vivevano di rendite fondiarie in quanto a causa di pesanti carestie le derrate alimentari di base iniziano a scarseggiare. Sono ancora i greci, tuttavia, che concepiscono politicamente la necessità di avere un processo decisionale efficiente per il governo di una polis, ossia una città-stato, creando al contempo le tecniche per la persuasione pubblica mediante argomentazioni razionali. Sempre loro si fanno ideatori della democrazia, quest'ultima concepita come potere al popolo e non governo del popolo. In tal senso, il fine nobile della democrazia non doveva essere individuato in qualche dispositivo di governo, quanto piuttosto nella ricerca del benessere per l'intera comunità, evitando l'insorgere di conflittualità per interessi contrastanti tra singoli individui. Nella nostra epoca, invece, la democrazia con cui dobbiamo convivere tutti i giorni è solo il frutto di un retaggio storico riconducibile alle istanze rivoluzionarie francesi.
Nella storia della filosofia scopriamo che sono innumerevoli i pensatori che si dibattono proprio sulla essenza e validità della democrazia. Tanto Aristotele quanto Kant intuiscono che la democrazia, in caso di corruzione dei costumi, si può trasformare spiacevolmente in oclocrazia o, peggio, in oligarchia, consentendo pertanto ad una elite illuminata di governare sulla moltitudine per il perseguimento di soli interessi privati. Quindi, per numerosi secoli, il governo di una nazione è stata competenza esclusiva di un ceto dirigente accademicamente preparato e culturalmente istruito, che governava la nazione con un'idea identitaria unica. La democrazia odierna, nelle economie occidentali, che viene sbandierata come il bene imprescindibile in assoluto, scaturisce invece dal diritto al voto universale di masse popolari con livelli di quoziente di intelligenza costantemente in discesa. I tanto decantati principi di uguaglianza hanno prodotto un sistema democratico di governo che oggi arriva all'assurdo di rimettere le decisioni critiche a persone incapaci e incompetenti, tuttavia democraticamente elette. La democrazia, senza freni inibitori, ha permesso alle élite illuminate e alle organizzazioni criminali di spartirsi ogni nazione come se fossimo ritornati all'età feudale. Tuttavia non per il conseguimento di interessi nazionali, ma esclusivamente personali e lobbistici. Questa democrazia diventa lesiva soprattutto se a votare viene chiamata una popolazione che costantemente viene intontita e raggirata da quelle stesse élite che hanno potuto prosperare ed affermarsi grazie alla stessa. La democrazia non funziona senza bastone, perché altrimenti i cani iniziano a scannarsi vicendevolmente uno con l'altro, mentre il padrone, dietro le quinte, si gode lo spettacolo.